Привет. Il verbo di oggi è будить, svegliare. Appartiene alla seconda coniugazione con l'alternanza consonantica de che diventa je. E proprio per il fatto di essere la seconda coniugazione, questa alternanza si manifesta solo alla prima persona singolare. Quindi io sveglio, tu svegli, ya bujou, ecco la de diventata je. E poi ritorna la de. Ti budiš. On, она, оно будет. Мы будем. Вы будете. Они будят. Утром меня всегда будет кот. Di mattina mi sveglia sempre il gatto. Il passato. Будил, будила, будила, будили. Это воспоминание всегда будило во мне чувство вины. Questo ricordo svegliava, o in senso figurato meglio, risvegliava sempre in me il senso di colpa. Il futuro. Я буду будить, ты будешь будить, он, она, оно будет будить, мы будем будить, вы будете будить, они будут будить. Заводи будильник, я не буду тебя будить. Punta la sveglia, ecco, будильник è la stessa radice, sveglia. Quindi punta la sveglia, poi letteralmente non ti sveglierò. Però il futuro imperfettivo nelle frasi negative spesso ha il significato di non avere intenzione di compiere azione. Quindi questa frase significa non ho intenzione di svegliarti, cioè non sono qui a svegliarti, devi puntare tu la sveglia. Andiamo avanti, l'aspetto perfettivo di questo verbo si forma con il prefisso «ras», quindi «разбудить». E come capita quasi sempre, con l'aggiunta del prefisso la coniugazione del verbo non cambia, quindi al futuro perfettivo «io sveglierò», «tu sveglierai», eccetera. «Я разбужу», «ты разбудишь», «он», «она», «оно разбудит», «мы разбудим», «вы разбудите», «они разбудят». Поспи немного, я тебя разбужу, когда будет наша станция. Dormi un po', ti sveglierò, quando sarà la nostra stazione. Evidentemente un dialogo sul treno. Il passato. Разбудил, разбудила, разбудила, разбудили. Сегодня ночью меня разбудили соседи. Stanotte, in russo letteralmente diciamo oggi di notte, mi hanno svegliato i vicini di casa. Вороны москвички меня разбудили. Il link sulla canzone, se vi interessa, lo troverete sempre nella descrizione di questo video oppure nel mio primo commento messo in evidenza. L'imperativo. Буди, разбуди, sveglia. Будите, разбудите, svegliate o svegli. Разбуди меня завтра в 8, пожалуйста. Svegliami domani alle 8, per favore. Bene, хорошо, potete scrivere anche voi dei vostri esempi nei commenti e li correggeremo insieme. Ottimo, così abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, commentate, condividete il video, tutte queste cose mi aiutano molto. E io vi saluto e ci vediamo presto. Пока!